chiudiamo gli occhi di fronte alla situazione drammatica di molte famiglie di immigrati che a causa di difficoltà economiche si disgregano, dovendo rimandare ai propri paesi d'origine mogli e figli. È quanto scrivono Monsignor Adriano Tessarollo, vescovo delegato della Commissione regionale Triveneta per le migrazioni e i direttori degli uffici Migrantes delle diocesi del Nord-Est, in un messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si terrà il 16 gennaio. La presentazione della giornata è avvenuta qualche giorno fa nella sede del Centro Cardinale Urbani a Zellarino. Principalmente vuole essere una giornata di sensibilizzazione per poter renderci conto che il problema dell'accoglienza degli immigrati, della situazione in cui vengono a trovarsi, della difficoltà a cui anch'essi partecipano per le comuni difficoltà che viviamo anche nel Veneto, nel Nord-Est, per i problemi del lavoro. Allora si tratta di sensibilizzare le nostre comunità cristiane con tutti gli organismi che collaborano con esse perché ci sia una cultura di accoglienza a partire da quello che è il fondamento poi anche della nostra fede, la consapevolezza che, come è il titolo, no, una sola famiglia umana. Certo, questa famiglia umana si declina nella pluralità delle culture, delle razze, delle religioni, però risaliamo, ecco, come dice San Paolo, a un solo Dio, Signore e Padre di tutti. Quindi è principalmente una giornata di sensibilizzazione culturale e di consapevolezza dell'esigenza del Vangelo, che ci chiede di non essere esclusivi nei confronti di nessuno, di accogliere le diversità, le differenze, ecco, non devono portarci alle contrapposizioni. Questo è un po' il senso fondamentale. Il dato più allarmante, dunque, riguarda proprio la necessità sempre più diffusa tra gli stranieri di rimpatriare mogli e figli nei paesi d'origine a causa dell'impossibilità di mantenerli qui. Un po' diversa è la situazione di Chioggia, dove la percentuale di migranti è comunque più bassa rispetto al resto del veneziano e al Veneto. Quello che possiamo dire con una certa sicurezza è questo, che la percentuale di immigrati presenti nella diocesi di Chioggia, preferisco parlare della diocesi di Chioggia più di Chioggia centro storico, è una percentuale inferiore percentualmente agli altri, quindi noi non superiamo il 4-5%, questo perché Chioggia non ha grosse zone industriali, quindi non ha la possibilità di attirare al lavoro tutta una serie di persone. Soprattutto essendo i centri legati alla diocesi di Chioggia comunque centri che domandano lavoro di cura, noi abbiamo una discreta presenza di badanti, quindi soprattutto un lavoro di cura femminile nelle case, è un lavoro anche poco visibile, ma che c'è. Chioggia stessa, che ha circa 52.000 abitanti, soltanto nel suo centro storico ha circa 800-900 badanti, che risponde appunto a questo bisogno di lavoro di cura per le famiglie, che non è in questo momento qui assolto da altri soggetti. Come vivremo la giornata del migrante? Ma noi cogliamo l'occasione perché la vivremo in una maniera veramente particolare. Allora, forse per la prima volta Chioggia si è accorta nei giorni precedenti al Natale della presenza delle badanti per un evento luttuoso. Due giovani ragazze, madre e figlia, Tania e Olga, sono morte in un incidente stradale il 22 di dicembre. È stato interessante, anche per molti aspetti credo commovente, il fatto come molti chioggiotti, molti abitanti di Chioggia siano venuti ai momenti di preghiera fatto per loro due. Noi dicevamo che siamo noi italiani chioggiotti che ringraziamo la comunità delle ucraine e degli ucraini per il bel esempio che Tania e Olga ci hanno dato in questi loro anni di permanenza da noi, venute con tante speranze, venute con tanti progetti, anche con tante rinunce e sacrifici,
sono riuscite una a diventare operatrice sociosanitaria e lavorava già, e l'altra si stava già iscrivendo all'università. Il 22 di dicembre purtroppo un incidente stradale ce l'ha portato via, e noi di Chioggia ringraziamo proprio queste due persone per l'esempio che ci hanno dato, per la correttezza, l'onestà che hanno avuto nella loro permanenza qui da noi. Ecco, direi che questa è un po' la sintesi che potremmo fare su questa giornata che vivremo anche noi come piccola realtà, come piccola diocesi del Nord-Est.